Ciao a tutti e bentrovati. Questo è il primo video di una, diciamo, serie perché avevo chiesto su Instagram, avevo proposto diverse tipologie di video e avevo chiesto eh, quali erano le tipologie di video che avrebbero voluto che girassi. E poi avrei girato le quattro che diciamo erano per la maggiore. E questo appunto, è appunto il primo di video. Oggi vi recensirò il romanzo che avete visto all'inizio del video che è Seta di Alessandro Baricco. Seta è un romanzo del 1996, edito dalla Rizzoli e a 100 pagine. Parla di un uomo, Hervé Joncourt, francese, che coltiva e commercia i bacchi da seta, però, a causa di un'epidemia che colpirà sia i bacchi europei sia quelli africani. Partirà per il Giappone per acquistare le uova dei Bacchi. E nel suo primo viaggio arriverà alla corte di Arikei. Arakei, un uomo abbastanza enigmatico e eh, molto ricco. Per quest'uomo lavora una ragazza, eh, da, però che non ha i tratti del viso giapponesi tra Hervé e questa ragazza ci sarà una sorta di attrazione che però non andrà mai oltre qualche sguardo prima di ritornare in francia la ragazza darà a hervé un foglio scritto in ideogrammi, in ideogrammi giapponesi lui una volta tornato in patria si farà tradurre questo foglio e lui poi negli anni tornerà diverse volte in giappone per sia per comprare le uova, sia per appunto rivedere questa ragazza. Durante l'ultimo viaggio eh, arriverà in un Giappone eh, travolto dalla guerra civile e faticherà a trovare Ara e quindi anche la ragazza. Ara gli fa capire che non deve più tornare in Giappone, quindi ritorna in patria e tempo dopo arriva... gli viene recapitato un biglietto sempre in giapponese e si fa tradurre il biglietto e scopre che questa misteriosa ragazza gli ha confessato il suo amore che non gli ha mai potuto dire di persona e lo intima di non tornare più in Giappone, al che continuerà la sua vita di sempre, però non sarà più la stessa persona di prima perché questi viaggi l'hanno cambiato e infatti è sempre triste. La, dopo un po la moglie di Hervé si ammala e muore dopo la morte della moglie scoprirà che in realtà l'ultimo biglietto in cui la ragazza gli lo intimava di non tornare in Giappone in realtà l'aveva scritta la moglie che aveva sempre sospettato che lui avesse un'altra e nonostante tutto ha continuato ad amarlo per tutti quegli anni e senza però dire nulla lui, nonostante questa scoperta, continua in parterito la sua vita normalmente fino alla sua morte. Allora, a me personalmente lo stile di scrittura di Baricco non è piaciuto. L'ho trovato molto noioso, che le persone si lasciano scivolare addosso alle cose, a parte l'ultima lettera della moglie. Eh, L'ho finito soltanto perché è veramente corto 100 pagine. Eh, L'ho trovato appunto noioso e pesante. E io ho letto, prima di leggerlo, ho uh, come si dice? letto delle recensioni su internet. C'era chi piaceva, chi no. Però ho detto, ma se proviamo a, le a leggerlo. A me sinceramente non è piaciuto. Infatti non so se leggere altri libri di Baricco oppure no. Uh, questo è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Un bacio. Ciao. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete mai letto Seta oppure se avete mai letto altri romanzi di Varicco e che cosa ne pensate. Se vi va, iscrivetevi al canale e condividete il video.